Bella ragazzi, buongiorno. Oggi voglio fare per la prima volta il Colosseo. Quindi praticamente inizierò a fare una piccola serie e piano piano cercheremo insieme di scoprire alcune cose. Allora, prima di iniziare voglio salutare Achille, ho lasciato il suo messaggio aperto giusto per potermi ricordare. Voglio salutare anche Drum, ragazzi. Purtroppo deve smettere di giocare, quindi un mega saluto a Drum. Spero di rincontrarlo un giorno perché è veramente un bravo ragazzo, simpaticissimo ragazzi. Quindi tutti quanti in bocca al lupo a Drum. Ok, iniziamo subito. Allora, voglio portare una piccola serie sul Colosseo, in quanto molti di voi praticamente mi chiedono spesso e volentieri il Colosseo. Allora, ma prima di iniziare, di nuovo voglio praticamente farvi vedere due persone che sono veramente in gamba. Allora, la prima, vabbè, è il nostro Solo 88, lo conoscete tutti come Enzo, che lui per quanto riguarda gli eroi è veramente in gamba. C'è un'altra seconda persona che, allora, lui è Enzo, lo conoscete quasi tutti. E poi voglio salutare anche Cocis, il nostro Ecci. Vediamo dov'è. Cocis, 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 dove sei? Ok, lui, quindi Ez. Quindi per qualsiasi cosa del Colosseo, chiedete a Enzo oppure a Cocis perché sono veramente in gamba, ragazzi. Secondo me sono le persone più preparate sia sugli eroi sia sul Colosseo. Cocis mi sembra un po' più preparato per quanto riguarda il Colosseo. Praticamente sa troppe cose, ragazzi. Sa troppe cose. Sa esattamente che eroi mettere perché magari uno prende il bonus dell'altro. Se lo metti vicino a un altro non ti prende il bonus. Cioè, lui sembra che gioca solo per il Colosseo. Quindi ragazzi, chiedetegli perché è veramente in gamba. Allora, io nel Colosseo, apriamo in diretta questo, così vediamo se sono fortunato. Vediamo, pom! Dammi, fai vedere. Ma è andata una schifezza. Comunque, va bene. Allora, io in Colosseo, se non ricordo male, dovrei essere sì, 18esimo, qualcosa del genere. Ed è veramente difficile per me andare avanti. Allora, 16esimo, allora ragazzi. Incassiamo le gemme. Allora, le gemme si accumulano, quindi potete anche non incassarle nell'immediato. Come potete vedere, ragazzi, è abbastanza difficile andare avanti. Allora, io utilizzo questa formazione difensiva. Adesso vi faccio vedere un po' anche quali sono gli eroi migliori per il Colosseo. Qua sono tutti veramente forti, ragazzi. Cioè, è veramente duro andare avanti. È un impegno. Allora ragazzi, quando abbiamo questa formazione, quindi quando vedete qua prima donna, io vado assolutamente di Torcidemone. Sembra che praticamente gli eroi, come sono esattamente posizionati, si incrocino tra di loro. Quindi in questo momento, in questo caso qua, Torcidemone dovrebbe andare direttamente contro la nostra prima donna. Lui è veramente uno spettacolo, nel senso che il centauro è veramente fantastico, poi ve lo faccio vedere. Praticamente riesce a diventare immune quasi ad un sacco di colpi, quindi è particolarmente portato per fare il Colosseo. Vorrei tanto averlo oro per spaccare tutto e quant'altro. Cavallerosa è un tank ed è fondamentale praticamente averla nella squadra, in quanto come sapete spesso e volentieri cura. Qui abbiamo la Corvo Nero che è veramente utile, insieme al nostro Segugio. A me manca un mago, ragazzi. Io sto cercando di portare su. Adesso ve la faccio vedere. Allora, o questa Pirica o Dama. Io sto portando su Dama in questo momento qua. Adesso vi faccio vedere che siamo in diretta, quindi ragazzi mi prendo le mazzate. Mi prendono le mazzate, però vi dico che è veramente difficile andare avanti. Allora, come potete vedere, il mio Torcidemone sta saccagnando di mazzate la prima donna. Vi consiglio di non usarla la prima donna in Colosseo, che tanto praticamente ci siamo persi il nostro centauro. Torcidemone ha dei problemi, non riesce ad abbatterla e quindi ragazzi abbiamo perso. Per chi non lo sapesse, adesso vi dico una bella cosa, praticamente ho perso. Allora, per chi non lo sapesse, in qualsiasi momento potete annullare la battaglia. Praticamente dal momento in cui voi schiacciate sfida, adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere. Allora, dal momento in cui noi schiacciamo sfida, praticamente
Già l'esito della battaglia è già dato certo, quindi potete annullarla e non aspettarvi, diciamo, tutta la battaglia. Allora, intanto proviamo a vedere se abbiamo un'altra combinazione, perché a me quella che dà fastidio in sostanza è lei, veramente fastidiosa, in quanto mi blocca i miei guerrieri, quindi si crea una difficoltà eccessiva. Allora, tessitrice, ragazzi, è veramente forte. Se ce l'avete anche bianca, è veramente forte, quindi utilizzatela. Sicuramente va a sostituire prima donna. Allora, vediamo se riusciamo a trovare una combinazione. Intanto vi voglio fare vedere anche questo, in modo tale che capite con chi vinco con quella formazione e con chi perdo. Vabbè, non vi voglio far vedere la sfida. Allora, ragazzi, è importante anche una cosa: se voi volete sapere come abbattere anche una formazione, ve la potete equipaggiare e poi dopodiché vedete chi vi sconfigge. Allora, vediamo un attimo. Faceless, guadagnerei solo una posizione, però credo di vincerlo facile. Sì, mi dà fastidio lei. Kokoro praticamente mi batte. Poi, come potete vedere, ragazzi, hanno già degli eroi impressionanti. Allora, vediamo. Qua assolutamente non ci siamo. Qua non ci siamo ancora, ragazzi. Qua hanno più o meno tutte le stesse combinazioni. Ho pochi eroi oro, nel senso che ho solo questi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ho 9 eroi oro. È più importante il rango che non il colore, sicuramente, quindi provateci con dei ranghi abbastanza alti. Ora riproviamo di nuovo con questo. Perderò perché abbiamo, come potete vedere, Pirica. Guardate, ragazzi, che male che fa. Io purtroppo non posso cambiare tanto la combinazione, perché se avessi due assassini magari proverei la combinazione doppio assassino. Ok, è andata giù, perfetto, ragazzi. Centauro sembra che è morto abbastanza in fretta, ragazzi, ma vi assicuro che è veramente valido. Qua abbiamo praticamente vinto, ragazzi. Andiamo a dare una batosta a Segugio e abbiamo vinto. Ok. Allora, io al massimo sono arrivato quinto, non sono mai arrivato in prima posizione. Vediamo che cosa abbiamo. Questa mi spacca abbastanza le ossa. Poi cercherò di fare anche altri video per farvi capire eventuali altre combinazioni man mano che sviluppo anche altri eroi. Purtroppo, avendo 9 eroi e usandone qua 5, non è che ho tutte quelle combinazioni. Allora, sicuramente se avete Torci Demone. No, Torci Demone, se avete Truffatore, avrete sicuramente qua Truffatore. Poi, non appena fate Corvo Nero, sostituitelo con Truffatore. Allora, intanto voglio salutare anche Killer, che ieri è arrivato in prima posizione. Ragazzi, ho provato a 6 volte, ho provato a andargli addosso, ma niente, non sono riuscito ad abbatterlo. Aveva praticamente un punteggio di 26.000 punti. Aveva una combinazione, mo non so se lo vedo, ve la faccio vedere. Comunque aveva la tessitrice verde, veramente imbattibile, tessitrice verde. E poi altri guerrieri che adesso non ricordo. Ho provato un po' di combinare le cose, ma non ce l'ho fatta. Qua, ragazzi, c'è poco da fare. Andiamo questo qua. Mamma mia, tutti eroi ultra shoppati, già tutti oro ce l'hanno, ragazzi. Come potete vedere, ragazzi, come si può andare contro questi? Cioè, Bambolina è fortissima, ragazzi. Allora, se avessi avuto Torci Demone da questo lato, si poteva provare qualcosa, ma così. Unicorn è forte, quello abbiamo già visto. Chi è, ragazzi? C'è poco da fare. Ragazzi, qua guadagno un punto, ma che cavolo ci faccio io con un punto? Però è l'unica, ragazzi, perché lui andrà a battere lei. Abbiamo una situazione di prima, però prima avevamo prima donna che era molto più scarsa. Adesso questa qua praticamente mi rompe veramente il culo.
È importante che Segugio la stunna. Come potete vedere, non ha stunnato subito lei, è andata a colpire Cavalle Rosa. Guardatevi, ragazzi, le dinamiche almeno per capire che cosa fanno gli eroi, in modo tale da farvi esperienza. Come potete vedere, ragazzi, ho perso il mio centauro. La tessitrice, dov'è? Morta la tessitrice? Sì, perfetto, abbiamo ammazzato la tessitrice. Abbiamo perso anche prima donna. Scusate, non prima donna, Cavalle Rosa. Cavalle Rosa era fortissima perché curava. Ok, ragazzi, abbiamo vinto, ma è stata difficile, ragazzi. Avete visto? Torcidemone attacca esattamente al lato opposto. Quindi utilizzate sempre Torcidemone soltanto quando avete dei curatori. Ok, perfetto. Allora questa qua dovrebbe essere pure più semplice, perché come potete vedere abbiamo prima donna viola. Vediamo se stunna. Guarda. Non ha stunnato, peccato. Dov'è il mio Torcidemone? È andato dall'altra parte. E l'abbiamo perso, ragazzi. Perché è andato dall'altra parte? Non ho capito perché è andato dall'altra parte. Dopo voglio capire. Come potete vedere, facendo così si salta la battaglia, si va subito all'esito. Perché è andato dall'altra parte? Eppure deve andare di qua. Riproviamo. Non capisco perché è andato dall'altra parte. Cioè, vedete, ragazzi, dalla parte lui va di là perché va dalla parte opposta. Vedi? Non capisco perché si ritrova a specchio. Bah. Vai su. Ok, è andata su di lei. Ottimo. Peccato che ci siamo persi il Torcidemone. Ragazzi, dovrebbe essere vinta questa. Vedete che è fortissimo. Guardate, ragazzi, è fortissimo. Cavalle Rosa ha appena curato il mio centauro. Ragazzi, centauro, shoppatevelo. Compratevi il centauro perché è veramente forte, ragazzi. Ne abbiamo vinto. Adesso non ricordo la posizione. Vediamo un attimino da quanto siamo arrivati. Oh, ragazzi, siamo arrivati secondi. Mai arrivato secondi in quanto gioco a sto gioco, però, ragazzi, mo. Cosa facciamo? Proviamoci, no? Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo. Allora, abbiamo una combinazione veramente difficile. Vabbè, la prima proviamola così, poi proviamo a cambiare. Intanto so che abbiamo perso. Beh, cavolo, c'è la bambolina lì, mannaggia la bambolina. No, ragazzi, qua non ci siamo. Non ci siamo, però voglio capire un attimino dove andiamo ad avere difficoltà. Allora, sicuramente Torcidemone. Torcidemone è ancora vivo, interessante, morto centauro. Qua serviva un maghetto, serve fare tanto danno, ragazzi. Serve fare tanto, tanto danno. Comunque non ci siamo perché sono troppo forti. Abbiamo Diavoletta lì che è veramente un'assassina. Allora, vediamo un attimo di capire un attimo. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Questa però è terribile. Questa la batte con questa, però si trova dalla parte opposta. Allora, proviamo a spostare, a vedere un attimino che cosa succede. Ah, questo sicuramente no. Allora, vediamo un attimo che cosa succede. Questa va di qua. Comunque non combatte con questa. Adesso però abbiamo anche una curatrice. Come potete vedere, ragazzi, abbiamo 26.000 contro 29.000. In sostanza abbiamo cambiato solo un eroe. Però abbiamo anche noi la possibilità di curare. Ragazzi, perdiamo perché tra l'altro mi mancano, mi sembra, due oggetti per maxarla. Io spero solo in qualche cura e buttare giù questa maledetta diavoletta. Ragazzi, ci siamo. Siamo andati contro diavoletta. È venuta Cavalle Rosa contro di me, ragazzi. Perfetto. E ragazzi, ci vorrebbe una cura. E non ha curato, ragazzi. Aveva pure la super piena. Peccato,
peccato, ragazzi. Come potete vedere, è tutto, hanno tutto curato dall'altra parte. Colosso si è arrabbiato come una bestia. Vai, dai, facciamo. Come potete vedere è veramente difficile questa sfida. È veramente, veramente difficile. Abbiamo Bambolina di là che stunna. Questi sono tutti stunner questi. Allora, quindi. Cambiamo un attimo di nuovo. Proviamo a giocarcela con le stelline, però Corvo è una schiappa. Corvo è una schiappa, però me la voglio giocare in questo modo. Sì, addirittura 25.000, ragazzi, siamo scesi veramente tanto. No. Siamo scesi veramente tanto. Questa stunna, però. Ragazzi, non ce la facciamo. Non ce la facciamo perché mi mancano almeno un paio di eroi. Avessi avuto, come vi dicevo prima, un eroe mago, magari avrei avuto più possibilità. Il problema è qua che, come potete vedere, non passiamo. È andata veramente male, ragazzi. Lei cura, ma cura troppo tardi, quindi possiamo anche toglierla. Vabbè, si vede che non abbiamo fatto niente. Allora, abbiamo detto, proviamo a toglierla. Questo proprio lasciamolo perdere. Questo ha comunque un minimo fama. Alla fine mi sembra che, come potete vedere, ragazzi, ho rimesso quasi la stessa formazione. Se togliessi lui e vado così di stun, chi posso mettere? Devo rimettere, vediamo ragazzi, 27.008, non ci siamo comunque. Allora, io spero che in questo video Cocis, anzi, costringerò Cocis a vedere questo mio video in modo tale da farmi dare una combinazione, almeno un eroe da portare su. Comunque, ragazzi, ci hanno devastato. Ci hanno veramente devastato. È veramente una squadra troppo forte. Ci siamo presi proprio le mazzate. Sembra che abbiamo l'ultimo tentativo. Comunque, ragazzi, siamo arrivati secondi e la cosa è abbastanza piacevole. Allora, la squadra iniziale, in sostanza, abbiamo un punteggio un po' più alto. Però, ragazzi, io non riesco a battere questa. E se io togliessi quello? Ma l'abbiamo già fatto. Vediamo con questo quanto arrivo, 26.000, ma tanto non ce l'ha. Ragazzi, perdo perché non arrivo a curare. Allora, proviamo una combinazione un po' strana, tre archi, quindi tre agili, e prima donna. Vediamo un po' quello che succede. Siamo messi male, guardate ragazzi, non riusciamo ad andare avanti, non si spacca. Comunque c'è poco da fare, bisogna avere sicuramente un assassino per ammazzare Lealer. E visto che Lealer è molto forte, magari ci vogliono addirittura due assassini. E forse qua con due assassini si passerebbe, perché andrebbero subito là in mezzo a scatenare il panico. E dopodiché magari una curatrice noi per curare un po' gli assassini che sono abbastanza deboli e il resto tank.
Allora, il video è tutto, ragazzi, siamo arrivati secondi, sono veramente soddisfatto, è la prima volta che sono arrivato secondo, e alla prossima, ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao!